Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. Questa che hai tirato tutta la prima, questa proprio, capito, fino proprio alla fine. A manetta. Prima di arrivare a Cuba. Ma te, fatte conto, sfrizionavi pure. Ma roba da, diciamo, un po' così da quattelli, però vabbè, dai, va bene così, dai, ma che ci frega, dai, in fondo la gente chissà che pensa, quindi Mimmo, stamattina abbiamo sentito anche la vostra e la nostra Eleonora Trotta. Grande. Quando io sento, quando sento 20 milioni mi sembra sinceramente una la differenza. Stiamo parlando di? Di Marez. Ah, ok, Marez, sì. E la mia paura è che dico, oddio, 20 milioni come i limi, cioè a botte da 5. Uno però io credo che oramai si possa pensare che la Roma farà fino all'ultimo il tentativo, magari rischiando quello che non ha mai fatto, cioè la cifra che non ha mai speso, per arrivare a questo giocatore, perché il giocatore è questo e sinceramente a me questo piace. Allora io ti dico una cosa, che è evidente che questo è un momento in cui si fanno tanti ragionamenti logici, no? Cioè, quindi noi dobbiamo fare soltanto dei ragionamenti molto semplici, elementari, senza fare troppi giri proprio di parole e anche di pensieri. Allora, la Roma ha scelto Marez come il suo giocatore che può dare un'impronta ancora migliore ad una squadra che ad oggi manca soltanto di quell'elemento lì, perché la squadra titolare è fatta. I 10 titolari ci sono, manca l'11° titolare, che è appunto l'esterno alto a destra. La Roma l'ha individuato in Marez. Benissimo. Detto questo, allora, aperto una parentesi, la Roma non sta trattando soltanto Marez, perché è evidente che un direttore sportivo non è che si butta solo su un obiettivo, poi con il rischio che se no becca rimane col cetriolo in mano, no, ovviamente stanno anche trattando altri giocatori un po' luccicanti, tanto per farci capire, Riccardo, ok? E chiudo la parentesi. Va detto che la cifra è alta. Amici, sono arrivato, sai? Dopo te la spiego. La cifra è alta, molto alta, e la differenza fra quello che ha offerto fino e quello che chiede il Leicester è abbastanza elevata. Abbiamo detto intorno ai 20 milioni di euro. Tu dici, ma giocatori che è in acchere, giocatori che è in acchere. Com'è possibile che un calciatore che costa 50 possa essere ceduto a 30 da una società che non ha bisogno dei soldi, che comunque sia non c'ha necessità di vende? Devi contare soltanto molto forte sulla volontà del calciatore, e sotto questo aspetto ci raccontano che la Roma è messa abbastanza bene, perché avrebbe comunque raggiunto un accordo di massimo con il giocatore, però i soldi poi gli devi dare all'Leicester, certo. Allora devi trovare la maniera per darglieli. Però io faccio un altro ragionamento: se la Roma ha individuato in Marez il giocatore giusto, quello che le possa far fare veramente un salto di qualità in riferimento anche a quelle che sono state finora le operazioni di mercato, io ritengo che la Roma, se deve fare uno sforzo, è obbligata a farlo. E mi spiego: se tu hai puntato Marez, se tu sai che quello è il tuo uomo che ti fa cambiare un pochino la squadra, è quello che ti dà quel qualcosa in più, quello che ti praticamente ti perfeziona poi la tua rosa, e tu devi in qualche modo arrivare a dare o a offrire, a tentare di prenderlo anche alle condizioni di chi vende, perché sennò chi vende non te lo cede. Allora, sempre ricordando che comunque la Roma qualche giocatore l'ha preso, ma anche qualche giocatore l'ha venduto e qualche soldarello l'ha portato a casa, io ritengo che un acquisto come Marez sistemerebbe la cifra tecnica della squadra, chiamiamola così, come si dice adesso, sì. Che fa molto figo dire la cifra, sì, tecnica, e anche il palato dei tifosi, perché io credo che se tu prendi Marez nessuno potrebbe dire, ma guarda chi abbiamo preso, ridateci Salah, in questo senso, no? Quindi è uno di quegli acquisti che, arrivati a questo punto, non ti dico che lo devi fare per forza, Ricca, però se tu non lo fai, probabilmente poi te ci sei impelagato in qualche maniera. Sì, no, ma in qualche modo poi te trovi pure che le tiri non abbiamo preso nessuno, e magari si dimenticano. Due giocatori, io te li faccio i nomi per quelli che secondo me sono stati due acquisti importanti. Il primo è Lorenzo Pellegrini, che io continuo a dire è l'acquisto più sottovalutato della Roma, il più sottovalutato acquisto della Roma, nel senso che non c'è nessuna attenzione in riferimento a questo giocatore, che era nel mino di Juventus e Milan, l'ha preso la Roma, pare che ha ripreso una canzone della primavera, ma non è così. E l'altro, a giudicare da quello che mi raccontano, Riccardo, noi qualche giorno che non ci sentiamo, da quello che mi raccontano gente di cui io mi fido, secondo me la Roma ha preso in Jenkins e Unda un giocatore che bisogna stare molto attenti, perché non sai che fine te può fare questo, perché questo c'ha le stimmate del giocatore vero, ok? Poi ancora un ragazzino, fate, certo, tutto quello che vi pare, però insomma non te voglio parlare degli altri, no, non te li voglio parlare,
però insomma due giocatorini che secondo me la Roma ha preso buoni sulla carta. Uno si sa che è buono perché l'ultima mattina della nazionale di Ventura titolare era titolare lui al fianco di Daniele Rossi, e parlo di Lorenzo Pellegrini, e parlo di un altro ragazzo che comunque da quelle che sono i racconti che mi vengono fatti è un giocatore che ha delle grandi potenzialità. Detto questo, però, la Roma serve a Marezzo. Questo non Mimmo, c'è il minimo dubbio. L'alternativa a cui tu hai fatto riferimento prima, che sì, l'altra settimana così giocando mi era venuto in mente di... Sì, Suso, dai. Di, okay. Sarebbe, cioè, c'è sta la differenza sta tutta in quei 25-30 milioni di differenza, dici, beh, te parano pochi? No, Ricca, secondo me se tu hai l'opportunità, la possibilità, se tratti, perché questa è la verità, uno lo sta trattando questo giocatore, tratti un giocatore come Mares e poi prendi Suso, io credo che il contraccolpo non sarebbe positivo. Mimmo, con se tutto, Suso non fosse rispetto, a due anni dalla scadenza, no? Quanto varrebbe? Però vale quanto un calciatore che ha fatto bene in un anno. È vero che tu mi puoi dire, ma anche Marezzo ha fatto bene un anno, però l'anno che l'ha fatto da miglior giocatore della Premier League, che non mi pare poco, e pallone d'oro africano. Sì. Mentre invece Suso è uno che ha fatto bene un anno dopo essere stato in qualche modo messo ai margini dalla Liverpool, è arrivato al Milan, ha trovato le condizioni per poter far bene. Ubaldo, però tu mi confermi che poi a un certo momento anche lui si è fermato e nella parte finale della stagione non ha fatto vedere quello che aveva fatto in precedenza. Può succedere, però era un po' crollato tutto il Milan. Gran parte del campionato. Mimmo, ti ricordi che cosa ci trovammo a dire noi, giustamente, a parte che prima di Roma-Milan tu dicevi sempre attenzione, sì, come no, e ti ricordi che primo tempo che feci, però tu dici, ma che primo tempo? Sì, me lo ricordo tutto, anche perché era stata sbagliata l'impostazione secondo me di Spalletti, che aveva messo male la squadra con delle posizioni in campo che non erano quelle che dovevano essere. Poi nel secondo tempo, quando era stata cambiata un pochino la squadra, le cose erano andate meglio. Il primo tempo di Suso io me lo ricordo, Riccardo, me lo ricordo perfettamente. Sì. Mi ricordo anche il secondo tempo, però, che non l'ha presa mai praticamente, perché la Roma aveva aggiustato un pochettino la squadra. Però detto tutto questo, facendo proprio un discorso, se la Roma va forte su un giocatore come Marezzo, perché quello che lei reputa il giocatore che gli possa far salto di qualità, se no va forte su Suso. Ed è chiaro che ci sono pure delle categorie in questo momento. Marez è una categoria 2, non lo so, 3, 4, 5, fate voi, categorie superiori a Suso, e di conseguenza se tu non dovessi prendere Marez dopo aver assaporato l'idea di prenderlo, in qualche modo ci rimarresti male. Però se tu non prendi Marez, io non vorrei che si dicesse non l'abbiamo preso perché non ci siamo trovati d'accordo con i soldi, o perché sono nato, cioè tu i soldi li hai portati a casa, Riccardo, tu ti sei venduto Salah a 50 milioni e in qualche modo se tu vuoi prendere il sostituto Salah non puoi pretendere di prendere un ragazzino che costa 20.000 lire, non so se faccio se mi faccio capire, come diceva quello là. Quanto potrebbe costare Suso? Non ce n'ho idea, però con i prezzi che circolano oggi pure 220 milioni, perché questo è un mercato talmente pazzo. Però non credo che abbia una valutazione superiore a quella di Mares. Penso che no, no, Mimmo. Ma scherzate. Ma è un'operazione da 20 ma, più bonus. Ecco, appunto, quello stavo a dire, sì. Stavo per dire un'operazione simile a quella per De Frel, che te l'hanno fatto pagare poco, ma insomma siamo lì, Cioè De Frel ha fatto 12 gol in campionato, Io Suso non mi ricordo quanti ne ha 7 credo. Ecco, appunto, non credo che ne abbia fatti più di De Frel. È vero che sono posizioni differenti, giocatori differenti e tutto quello che volete voi. Beh, lì sentiresti però, la differenza con Salah, la sentiresti. Assolutamente sì, perché Suso non è uno che c'ha il gol nella trapoccia, c'ha magari la giocata, l'assist. Salah in qualche modo c'aveva il gol, c'aveva anche la giocata, c'aveva un sacco di cose, c'ha la velocità, e non a caso te l'hanno pagato 50 milioni. Però io non voglio pensare che la Roma, per sostituire un giocatore da 50, poi prende uno da 20. Mi spiego, Ricca? Sì. Vorrei che la Roma prendesse un giocatore che non faccia rimpiangere Salah, perché la squadra fino a questo momento è una squadra che è stata composta abbastanza bene, diciamo così, in attesa di vedere poi il rendimento sul campo, perché un conto sono le cose che uno dice a bocce ferme, no? Sulla carta quello è più forte di quell'altro è meno bravo, sono tutte queste cose che si dicono. Poi però la squadra va vista in campo, e fino a qualche giorno fa, no? Tu ti ricordi, si dice, no, giorno fa, un paio di settimane fa, due o tre settimane fa, si diceva la Roma è nettamente inferiore rispetto a quella della passata stagione perché ha perso Szczęsny, perché ha perso Salah, perché ha perso Paredes, perché ha perso Rudiger, te lo ricordi? Si diceva questo, no? Sì. Ok.
Allora, io continuavo a dire e continuo a dire, comunque il portiere a Roma ce l'ha, il portiere nazionale brasiliana, le manca ancora il sostituto di Salah, al posto di Rudiger probabilmente ha fatto una scelta diversa, perché abbiamo capito tutti che Moreno sarà un giocatore che giocherà parecchie partite, e al posto di Paredes ha preso con Alon 350 partite con, da Gabbiano con il Lione, quindi insomma tutto sommato è chiaro che devi vedere il rendimento sul campo, però numericamente, se non altri, anche come pedigree, come curriculum, i giocatori ci sono. Ti faccio una domanda. Sì. Quando si diceva la Roma attuale è meno forte di quella della passata stagione, si teneva conto del fatto che per tutti noi, io per primo, alzo la mano, ho rotto le scatole nella passata stagione nel dire manca la Roma al vice Dzeko, te lo ricordi quante volte l'ho detto? Sì. E la Roma è stata penalizzata dal vice Dzeko, ok? Oggi la Roma ce l'ha il vice Dzeko? Ce l'ha, sì, l'ha preso. Appunto, si chiama De Frel, giusto? Uno che ha pagato più De Dzeko. Ma al di là del fatto dei soldi, esiste il vice Dzeko, uno che l'anno scorso ha fatto 12 gol in campionato. Perché nessuno dice che anche per questo motivo, o forse questo è un motivo per cui fa pensare che poi tutto sommato l'anno non è così inferiore a quello dello scorso anno? Perché non si ragiona in questa maniera? Per come ragiono io, già per il fatto che la Roma ha preso il vice Dzeko, almeno lì davanti sta messa meglio dell'anno scorso, certo. Le manca l'attaccante destro, le manca il Salah, su questo non c'è dubbio. Non vi ho sentito parlare di gol a Roma. No, aspetta, poi parliamo di gol. Stiamo parlando d'attacco adesso. Stiamo parlando d'attacco. Baldò. No, hai parlato di Moreno anche, quindi. No, Moreno è difensore centrale. È vero che Collaro è stato impiegato da difensore centrale, però se uno pensa a Collaro pensa esterno sinistro, ok? Perfetto. Però parlavo davanti, perché c'è questa tendenza a dire. Ah, ma la Roma è nettamente l'acquisto, guarda che cosa ha fatto il calcio mercato, non vedo. Io continuo a leggere ancora anche grandi opinioni da parte di qualcuno che dice che il mercato della Roma non hanno preso nessuno, non hanno preso nessuno. A Roma le manca un giocatore per fare la squadra titolare. Uno le manca. Poi avrebbe i 22, Avrebbe i 22 titolari, come dice, perché poi il portiere di riserva non può rappresentare un problema o una priorità in questo momento. Il portiere di riserva lo trovi se non riesce a convincere Skorupski a restare. Però tutto questo scetticismo che c'è intorno alla Roma, io francamente non lo condivido. Adesso, a secco te lo dico, Riccardo, perché poi lo dovete giocare sul campo la squadra. Non posso dire che col Colaro hai trovato il nuovo Candelà, non ti posso dire che con De Frella hai trovato il nuovo Batistuta. Queste cose non te le dico, sarebbe da cretino che te le dicessi. Però ti dico che numericamente, siccome si è ragionato, la Roma ha perso Szczęsny, ha perso Rudiger, ha perso Paredes, ha perso là, è molto più debole. Io dico in questo momento alla Roma manca soltanto il sostituto di Salah, e chi è arrivato al posto di quelli che sono andati via saranno più o meno bravi, più o meno forti, io questo non lo so, ma vanno verificati sul campo. Dare i giudizi adesso sulla carta non serve niente a nessuno. Poi, se volete, parliamo anche di Colaro. E allora, se mi dai un attimo di tempo, leggo una cosa, poi ritorniamo e parli vai, di Colaro. Vai, vai. Va, io benissimo. Vi saluto, ciao, ciao. A tra pochissimo. No, adesso, ciao. Mimo! Eccolo, 13, 20 e 20 secondi. Quindi, dobbiamo parlare di Kolarov, no? Vai. Ma insomma, se Kolarov fa il Kolarov, quello che noi ci ricordiamo, va a finire che il problema della fascia sinistra diventa un problema d'abbondanza. Baldo, io magari adesso esagio, faccio un paradosso, però qualora Kolarov dovesse fare il Kolarov, è emerso un Palmieri, recupera in fretta, più o meno in fretta, insomma, comunque recupera come tutti noi speriamo al 100%, lì che sembrava un punto debole potrebbe diventare un punto forte della squadra, perché se tu hai due giocatori di quel passo, di quel calibro, se entrambi manterranno le premesse, lì insomma c'è qualcosa di importante. Sei d'accordo, Baldello? No, come esperienza, fisicità, ci stanno molte discussioni nel fatto del suo trascorso, capito Mimmo? Allora, sì, quello, però io parlo del giocatore, poi quello, io mi sono già espresso, ho già detto che ognuno è libero di pensare quello che vuole, insomma io parlo del giocatore, non, se la Roma l'ha preso io penso che la Roma abbia in qualche modo pensato che questo sia un giocatore che le possa dare una mano. A questo proposito però, senza volere interferire nei pensieri di nessuno, sono andato a scartabellarmi una vecchia cosa di cui mi ricordavo ma non avevo proprio la percezione esatta, e invito anche tutti coloro che hanno voglia di farlo, magari già l'hanno fatto, io non me ne sono accorto. Tre anni fa, nell'agosto del 2014, vi ricorderete che andava di moda il Bucking Challenge, cosa, quando si buttavano l'acqua ghiacciata addosso, lo ricordate? Ah, sì. Tutto il mondo c'era questa moda, sì. E ognuno andava lì
e si faceva buttare l'acqua addosso e diceva ringrazio, adesso sfido, e diceva i nomi di tre persone che comunque appartenevano ai loro pensieri, no? Io mi sono andato a rivedere una cosa perché mi aveva colpito lì per lì, però poi mi era passata di mente, in questi giorni mi è venuta un pochino in mente e me la sono andata a ricercare, e nell'agosto del 2014 Kolarov, giocatore del Manchester City, si fa tirare addosso questa secchiata di ghiaccio, ok? E nomina tre persone. Ti ricordi, Riccardo, com'era il giochino? Intanto io nomino un po' notare che poi gli altri tre avrebbero fatto la stessa cosa. Insomma, non è che muori, però... Vabbè, comunque, fidate. Sai chi è stato il primo che lui ha nominato in questo gioco? Allora, te lo dico io. Francesco Totti, Italian Legend. Era carina, no? Cioè, come curiosità, faccio soltanto un... Se qualcuno se lo vuole andare a cercare, va su YouTube, mette... Kolarov, mette, come si chiama, Buck, Bullet, Change, queste cose del genere, la trova esattamente. E a me colpì 3 anni fa perché Kolarov deve parlare di Francesco Totti, Italia Legend, e mi ha colpito piacevolmente. Poi chissà che ne aveva pensato 3 anni dopo che sarebbe arrivata la Roma. Guarda, credo che la stiamo vedendo, è questa, Micaela? Lui è seduto, adesso credo che i compagni di squadra gli rovesceranno. Più che altro due inservienti con quei panze. Erano compagni di squadra. No, è grande sto secchio. Esattamente, pieno di ghiaccio. Certo, e a quel punto lui si alza e fa una dedica? No, prima. L'aveva già fatta. Prima di tirarla. Però, guarda, è veramente soltanto un dato cronistico, siccome qui fanno tutti i bravi a trovare le vecchie notizie, vecchie cose, eccetera, eccetera. È soltanto un dato cronistico per dire che comunque sia, poi a me interessa che la Roma abbia preso un giocatore che possa darle qualcosa in più. A me interessa quello. Se la Roma ha fatto questa scelta, poi che a me interessa quello che sul campo lui confermi che la Roma ha fatto una scelta importante. Questo a me interessa. A me interessa la Roma. Interessa che la Roma abbia preso un giocatore forte e il campo dimostrerà o meno. Vabbè, io perché ho deciso di non parlarne più, perché sennò così è un po' facile. È chiaro che ci interessa a tutti a Roma, mia. Certo, a me che mi interessa il Milan, l'Inter o il Manchester City, che vuol dire? È che poi dovremmo decidere. Quando esse pitoni, ci usiamo sempre, ci usiamo una volta ogni tanto. Io per esempio sono un pitone però andato, cioè nel senso che non so più credibile, rivedo la mia posizione e se mi domandano su Kolarov vi dico forza Roma. Insomma, l'interesse dovrebbe essere quello, credo, no? Ma è normale, ma insomma non mi devo ingoiare la lingua, mi devo reprimere tutto quello che penso, però lo faccio. Io guarda, ti ripeto, secondo me se ne parla anche troppo di tutta questa faccenda. Io, se non fosse stato un ex calciatore di una certa squadra, probabilmente non avremmo mai parlato. È chiaro che si parla di questo perché ha un precedente, ha un passato da un'altra parte di un certo tipo. Però io voglio parlare del giocatore, cioè a me non interessa il suo passato. Io voglio pensare che la Roma abbia preso un giocatore che possa darle una mano. E questo ce lo dirà soltanto il campo. Intanto mi piaceva ricordare, perché magari qualcuno non se n'era accorto, anche di questi che fanno i bravi giornalisti, che c'era questa cosa in giro, e allora mi piaceva soltanto sottolinearla perché mi ha colpito il fatto che 3 anni fa un giocatore come lui potesse in qualche modo fare un pensiero all'Italia Legend Francesco Totti. Ma tutto qua, non c'è assolutamente... Se vuoi una notizia, notizia della Dom, ma non riferita a Kolarov. Vuoi una notizia una volta tanto? Dai! Sì. Ma proprio così, il tuo amico Massara... Il tuo amico Massaro Ubaldo dove va? Dove va? In Cina. Con chi? Non mi dico Sabatini. Con chi va Ubaldo? Tu che sei tutto di Massara. Ma no, non so nulla io. No, vabbè, no, niente, no. Vabbè, va a lavorare con Capello allo Young su Sunning, quindi... Ah, non con Sabatini? No, va per conto di Sabatini, va a lavorare con la squadra. Si sono presi la Cina, ok, la cosa. Spartiscono stecca para per tutti. Ma prendi i negozi lì, io so come. Che si fa, dai, no. Anche perché Massara è un pochino t'era perso di vista da queste parti, giusto Ubaldo? No, stava lavorando, sta lavorando. Sì. Perché non si vede, non parte, non cosa, non lo so. Vabbè, comunque, mo vediamo. Questa a me risulta che va in Cina a lavorare con la squadra di Capello, che ovviamente è una diramazione dell'Inter, perché ce l'ha messo Sabatini lì e quindi è tutto lo stesso gruppo, eccetera. Prima farà un salto a Milano, molto probabilmente. Ma sì, anche a Nanchino direttamente. Sono tutti lì adesso. Tu sai che c'è l'Inter che sta in Cina, no? E sono tutti nello stesso grande albergo della Suning lì a Suning, non so neanche come si chiama, a Nanchino, dove c'è la squadra di Capello che ha vinto la prima partita. Pensa, Riccardo, la prima partita ha vinto. Hanno fatto dopo quante? Dopo al quinto tentativo. da quello che il campionato è un campionato molto 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 modesto, però poi se c'è una squadra modesta, sai chi è il centravanti lì? Alex Teixeira, tu ricordi? A voglia,
dello Shakhtar Donetsk guadagna 10 bombe l'anno, mi? Mi sa pure una cosetta di più, non lo so, lì ci sono delle cose. A me mi è capitato, a me e me non si dice, mi è capitato di vedere qualche partita del campionato cinese. Li mette tutti in fila, eh? Complessivamente preferisco vedere, lo sai che cosa ricca la Serie D. A proposito, ah, certo. Occhio che il 30, se non mi ricordo male, sì, il 30, cioè apro una parentesi, c'è il Trastevere, che è squadra di Serie D romana, eccetera, eccetera, che gioca in Coppa Italia, la Coppa Italia vera, ad in cap, il primo turno. A Reggio Emilia contro la Reggiana. Ah. E comunque questa è una cosa, mi fa piacere sottolineare, perché comunque si chiama Trastevere, rappresenta la Roma, l'anno scorso sono andati vicino a sfiorare la promozione in C2, poi le ultime due o tre partite hanno perso un disastro e sono rimasti in Serie D, però comunque che ci sia una partita di Coppa Italia, quella vera, Riccardo, che ci sia di mezzo del Trastevere, a me mi fa piacere, se non altro, che devo dire, so così, pensa come sono fatto. Senti, Mimmo, c'è un ragazzo, quanti anni compie Francesco? Compie 8 anni, si chiama Giulio, vive ad Alicante e il babbo in maniera molto carina ci chiede, visto che insomma ci ascolta anche da là, se possiamo fargli gli auguri, quindi... Però glieli facciamo tutti insieme, dai, facciamo tutti e tre la canzoncina insieme. 1, 2, 3. Ma scusa, ma non c'è un Mr. Morris qualsiasi in cabina di regia che può mandare un adeguato sottofondo? Ci puoi mandare un adeguato? Al sottofondo. 3? Sottofondo? Esatto, come si chiama il bambino? Giulio, giusto? Giulio di Alicante. Ma non sarà mica tifoso della Roma? Non mi provocare, non mi sta a provocare, ce l'abbiamo, dai. E allora al 3, 1, 2, 3. Tanti auguri a te, Giulio. Che carini. Ubaldo, io non ti ho sentito, però ti fa schifo cantare canzoncine. Ha fatto sottofondo lui, capito? Molto sotto, dai. Vabbè, abbiamo accontentato anche Giulio e il suo papà. Dai, qui siamo qui per questo, in fondo. Senti, ma Skorupski rimane? Ricca, lui non si può convincere a rimanere, lui c'ha voglia di andare a giocare, lo capisco pure, però lì qualcosa devi fare. Questo ha fatto due campionati di Serie A, la Roma gli fa abbastanza schifo da un punto di vista sportivo, nel senso che sa che qui non sarebbe mai titolare e quindi vorrebbe andare a giocare da un'altra parte. Ma far secondo una Roma a quelle da lì, no? Sì. Ma è così brutto? Siamo a 26 già ormai, 26, andiamo più di 27, eh. Ah, madonna! Non è più mica manco un ragazzino lui, pure Florenzi. A proposito, scusate, visto i ragazzini, tanti auguri a Daniele De Rossi, eh. Ah, madonna, che lì, bisogna in qualche modo. Senti, io non l'ho sentita, ma mi hanno parlato di un'intervista in inglese meravigliosa. Beh, insomma, a me fa piacere che qualcuno si meravigli che De Rossi sia una persona caruccetta tutta a posto. Lui parla inglese per tanti motivi, perché gli piace, perché l'ha studiato, perché la compagna comunque ha una famiglia alle spalle che è statunitense, quindi insomma è una lingua abbastanza frequentata. Poi Daniele De Rossi è uno che c'ha un'altra capoccia, si può dire, sotto questo aspetto, no? Quindi sì. Io sto ancora a aspettare che probabilmente sbagli un'intervista, un intervento. Che l'abbia detto in inglese o che l'abbia detto in italiano, a me ha fatto molto piacere comunque sentire che lui ha detto: io mi sento quasi quotidianamente attraverso messaggio telefonato con Francesco Totti, perché per farlo sentire ancora qui con noi, perché lui ha bisogno che insomma di sentirsi anche un pochino parte della squadra. Io l'ho trovato molto molto bella questa cosa, l'ho trovato una cosa molto da romanisti, ricca, qui esce fuori tutta la mia pitonaggine. E mi rendo perfettamente conto che forse soltanto fra qualche annetto, ma forse fra parecchi tanti annetti, noi ci accorgeremo, visto come sta andando il calcio, della fortuna che abbiamo avuto nell'avere due calciatori per il momento che hanno indossato soltanto questa maglia, che è vero hanno guadagnato, insomma non ci sono certo morti di fame, però insomma hanno scelto di restare sempre con la stessa maglia e il calcio sta andando verso tutta un'altra direzione, e magari cose di questo genere fra qualche anno non ci saranno più, non esisteranno più, perché la vera abilità sarà quella nel cambiare ogni anno squadra. E quindi io penso che noi ancora non ci rendiamo perfettamente conto di quello che abbiamo avuto con Francesco Totti e di quello che abbiamo oggi con Daniele De Rossi, al di là di quello che è stato il suo cammino, il suo rendimento proprio come figura, come struttura, come persona. E non c'è oggi, diremmo voi, c'è un'altra squadra oggi che può vantare una cosa simile? Non ce ne sono, no, assolutamente no. Pensa che in Europa sono rimasti
8 giocatori, Daniele Rossi è uno di questi, ad indossare la maglia da più di 10 anni, che sembra una cosa strana, no? Nel senso che giocatori non hanno mai cambiato, che hanno cominciato con quella e vanno sempre avanti con quella. Ti faccio dei nomi: Thomas Müller del Bayern Monaco, Andrea Iniesta del Barcellona, il portiere Akinfeev, il portiere russo che adesso non mi ricordo bene dove gioca, però insomma gente che ha legato proprio la propria vita e la propria carriera ad una stessa squadra. De Rossi è fra queste 8 bandiere d'Europa e oggi è l'unica bandiera che sventola sul suolo italiano, e la Roma, dei tifosi della Roma, secondo me dovrebbero essere, ma questo lo sono sicuro che lo sono, assolutamente fieri di avere un capitano come lui, di avere comunque un giocatore come lui, che è vero non si è morto di fame, però ha fatto una scelta precisa e quella scelta non la cambierà mai. Sentimi, ma a proposito, vedo nelle foto Paolo Maldini, che insomma credo sia stata sì. Si è lasciato non troppo bene. Non ti fa pensare a un Maldini così lontano dall'Italia, chissà come sta bene lui, ma soprattutto le parole mi hanno fatto piacere, perché lui mette la Roma come una potenziale concorrente. E perché non ce la dovrebbe mettere qualcuno? Perché io non mi ricordo male, aiutate, ma Roma è arrivata seconda l'anno scorso, facendo record. Vabbè, mia, allora negli ultimi 10, non te chiaramente, non te che lo so, la pensi. Allora negli ultimi 10 giorni, perché erano incompiuta fino a 10 giorni fa Roma. Ma è il discorso che ti ho fatto prima, perché c'è del gran pressappochismo in riferimento alla Roma. Allora, sabato il collegamento io l'ho fatto insieme con Piero Torri e Federico Nisi, ok? E mentre facevamo il collegamento stava giocando il Milan e stava facendo l'amichevole contro il Bayern Monaco. Poi alla fine il Milan ha vinto 4-0 contro il Bayern Monaco, e io ho detto loro: oh, preparatevi, perché poi da domani, lunedì, vedrete che cosa combinerà un determinato giornale sportivo di colore rosa che non si stampa a Roma, a Milano, e si chiama Gazzetta dello Sport. Se voi vedete come è uscita ieri la Gazzetta e come esce oggi la Gazzetta, cioè era troppo facile, cioè io, Ricca, se non azzecco manco queste cose dopo quasi 40 anni del suo mestiere, sarei veramente un coglione, lo sono per altri versi, però su questi ancora riesco a difendermi. Allora, è facile dire che tutti i titoloni stanno per la Roma, scusami, per il Milan, perché ha battuto il Bayern, perché ha comprato questo, perché ha comprato quell'altro, e i titoli vanno da un'altra parte, e l'Inter, e le cose, eccetera, eccetera. La Roma fino all'altro ieri era considerata una squadra che si era fortemente indebolita, perché nonostante avesse preso il giocatore, nessuno ne teneva conto, perché quelli che erano andati via erano nettamente più forti di quelli che ci sono. Allora, magari sarà così, io non discuto, però voglio vedere sul campo che con Alonso è peggio di Paredes, voglio vedere sul campo che ne so, che De Frelle è peggio di X, perché l'anno scorso non c'era il futuro di Diego, sul gioco l'anno scorso non c'era, adesso la Roma ce l'ha, però è meno forte dell'anno scorso, non si capisce perché. Poi Ricca, io mi rendo perfettamente conto che io faccio questi discorsi e venga accusato: ah, devi esordire da Roma, bide essere aziendalista, bide fa sempre. Allora io dico una cosa, io so perfettamente che la Roma sta facendo una grande campagna acquisti, ma non de pallone, del mondo dell'informazione. Io non c'entrerò mai, vorrei che fosse chiaro a tutti. Quando voi saprete che la Roma sta a un sacco di mercato anche eccetera eccetera, chiappa là questo giornalista, quell'altra cosa, io non ci sto mai di mezzo, perché io non mi vendo la mia voce, la mia testa, il mio pensiero, il mio cervello, il mio scrivere. Io so così, se c'è da calare calo, se c'è da pia pio, se vesta bene bene, se non vesta bene pazienza, è il problema vostro. Quindi se io oggi vi dico che la Roma è una squadra sottovalutata per quello che è riuscita a fare fino adesso, lo dico perché lo credo, ma devo aspettare la prova dei fatti. Quando io dico che la Roma manca un titolare, voi mi dovete convincere del contrario. Mi convincete che la Roma manchi più di un titolare oggi? A me secondo me manca un titolare, l'esterno alto a destra, e pensa nella mia testa che c'ha già i 21 dei 22, però questo non vuol dire che la Roma, siccome c'ha 21 dei 22, vincerà lo scudetto, però manco dico che dovrà lottare per salvarsi. Ma non si può ragionare in termini un pochino seri? Oppure bisogna soltanto cercare di dire: ah, questo è un fenomeno, oppure no, questo è una pippa? Vedemolo sto giocatore. Io non so per dire questo è un fenomeno o questo è una pippa, voglio vedere il giocatore. Perché io ho imparato con gli anni che tutte le chiacchiere estive, il calcio d'estate, l'ombrellone, il pallone, amiche, non contano niente, il calcio mercato, poi conta il campionato. Quando comincia il campionato, a proposito, dopodomani calendari, la Roma giocherà la prima fuori casa, attenzione, allora lì comincerà a venire fuori la verità. Adesso sono tutte chiacchiere, quello che stiamo a fare io, Terica, Ubaldo, sono tutte chiacchiere, perché noi stiamo a parlare di Marez,
ok? Magari Monchi zitto zitto 4-4 ne sappia un altro, perché questo ci ha dimostrato. Però non è che noi stiamo a parlare di Maresca perché ci avete parlato di Maresca, perché è vero, e l'ha detto, pensa, Shakespeare, che non è il famoso eccetera eccetera, ma è soltanto allenatore Leicester, che la Roma si è presentata con un'offerta, quindi la Roma lo sta trattando questo giocatore. Però chi te dice, chi ti dice che la Roma non stia trattando anche un altro e che magari appronta la carta di riserva qualora si dovesse accorgere che quello è un obiettivo che proprio non ce la fa prendere, anche se, lo ripeto quello che ho detto all'inizio, secondo me con tutti i soldi che hai preso poi uno sforzo in qualche modo lo devi fare per accontentare la squadra e la piazza. Si è data una data secondo te, Mimmo? Eh beh, prima o poi lo devi fare, eh. Ho capito, anche perché ho poi, capito, anche sì. Perché, aspetta, anche perché comincia il campionato della Premier League l'11 agosto, è difficile pensare che, non lo so, io ho sempre portato a pensare che se uno comincia poi il campionato con una squadra difficilmente, non è che non abbia la possibilità di andare via, Ubaldo. Mm-hmm. Poi ricordiamoci anche che il campionato comincia il 20 agosto, il 19 con gli anticipi, e il calciomercato finisce il 31, quindi tu potresti anche giocare un paio di partite, poi c'è la sosta all'inizio di settembre, sì. Quindi tu potresti giocare le prime due partite di campionato a mercato, no, giocherai sicuramente le prime due partite a mercato aperto e probabilmente ancora con la possibilità di prendere qualcuno se non l'hai già preso. Io personalmente spero che la Roma prenda il titolare dell'esterno alta destra domani, perché spero di darla a Di Francesco, spero che venga accontentato Di Francesco per giocare con la Juve, che vengano accontentati soprattutto i tifosi della Roma, perché accontentati Francesco è in conto, ma tu devi accontentare i tifosi della Roma che vogliono una squadra di un certo tipo, e accontentare magari anche tutti coloro che dicono questa è una Roma più debole dell'anno scorso. Io torno a ripetere, visto che siamo in chiusura, soltanto una cosa: quando voi soloni dell'informazione, voi opinionisti a tassametro, voi fuori classe dell'ovvio, dite le cose, quando fate o date dei giudizi sulla Roma, ricordatevi che l'anno scorso la Roma non c'era vice Dzeko. Ok, quest'anno ha preso De Frel, l'ha pagato un botto, però c'è il vice Dzeko. Ragionateci quando fate le vostre chiacchiere, i vostri discorsi, se siete delle persone in buona fede. Se siete in mala fede, invece continuate a dire che la Roma è una squadra di pippe che difficilmente si salverà. Fate conto. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Riccardo, grazie. Ciao Mimmo. Grazie a tutti. Mimmo, a domani, grazie.